Il Comune di Prato e la città metropolitana di Bologna hanno rinnovato il protocollo triennale per il rilancio e lo sviluppo dell'Appennino. Tra gli obiettivi, contrastare lo spopolamento attraverso l'attrazione di nuovi cittadini, sostenere le attività esistenti provate dalla pandemia e favorire l'insediamento di imprese innovative. Lo strumento operativo sarà il tavolo Prato-Bologna, coordinato dai due enti e composto dalle unioni dei comuni dell'Appennino bolognese e della Val Bisenzio, oltre che dai comuni di Sasso Marconi e Casalecchio di Reno. Invitati permanenti saranno i rappresentanti delle due regioni e i due enti di promozione turistica regionale. Rinforzare il sistema delle montagne, cioè dei paesi di montagna, lo dicevamo appunto durante questo stato generale delle montagne, serve anche alle città, perché noi ormai un'urbanizzazione come quella che abbiamo affatica tutti quanti. Dopo il successo del primo banco di prova, che ha visto la nascita della Via della Lana e della Seta, percorsa in 2 anni da 2.100 persone, lungo cui sono nate 9 strutture ricettive, l'alleanza extraregionale punta a rafforzare questo percorso turistico che collega Bologna a Prato, facendo emergere nuove opportunità. In questo perimetro si collocano i 3 obiettivi del protocollo firmato ieri: la riduzione dell'impatto degli imminenti e lunghi lavori di adeguamento della direttissima, il centro di ricerca Enea al Brasimone e la nuova ciclovia che collega i territori appenninici con i capoluoghi. A proposito di direttissima, il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, ha precisato che Noi abbiamo chiesto interventi di mitigazione del rumore. RFI su questo ci ha detto che sono previste l'installazione di barriere antirumore secondo un piano specifico a livello nazionale. Per quanto riguarda il ragionamento del potenziamento, richiesta che fa la Val di Bisenzio è quella di un'implementazione delle fermate lungo la Val di Bisenzio.